Cosa che voglio chiedergli sul gol di Comi, cosa è successo, perché anche Mister Piero Braghi ha detto non dovevamo farlo staccare da solo. Sicuramente quando si prende gol l'errore lo facciamo, però noi in quella situazione marchiamo a zona, quindi ognuno ha la competenza della propria zona. Potevamo fare sicuramente meglio, però non ci aspettavamo nemmeno che colpisse così facilmente e indirizzasse la palla lì sotto l'incrocio, perché se andiamo comunque a analizzare il gol vediamo che lui è fuori dalla porta. Non si pensa mai che lui da quella parte possa mettere la palla. Sicuramente abbiamo sbagliato, ci dobbiamo assumere delle responsabilità e dobbiamo capire che non possiamo purtroppo, non la prestazione, perché secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione, però nei contrasti dobbiamo essere un po' più duri, un po' più incazzati, un po' più cattivi, perché la classifica è quella che è, se continuiamo così ci troviamo in difficoltà. E quindi dobbiamo subito ripartire già da giovedì. Si paga un po' l'inesperienza dei ragazzi lì davanti, un po' forse troppi ragazzi lì davanti? Io non penso, perché anche martedì sera con Sassuolo comunque abbiamo fatto un'ottima prestazione, hanno fatto penso tutti un'ottima prestazione. Magari il fattore campo di quando giochiamo in casa ci aiuta un po' in più, tutti magari siamo più carichi, ci concentriamo meglio. Dobbiamo migliorare fuori casa e capire che non ci possiamo permettere di sbagliare, perché appena ci fanno un tiro in porta ci fanno gol. Gennaro, cosa può dire uno come te, veterano della squadra, agli altri, ecco, nuovi arrivati in questo momento? Perché forse è il primo momento difficile della Juve Stabia in Serie B. Io gli posso dare una mano, gli potrei dire anche qualcosa, però non vorrei che loro capissero che io magari li voglio colpevolizzare. L'unica cosa che gli posso dire è che dobbiamo cambiare, dobbiamo migliorare nella cattiveria, nei contrasti, perché la nostra forza è sempre stata quella, di correre, di pedalare, e però oggi al di là della prestazione non l'abbiamo fatto. Gennaro, è antipatico parlare di episodio arbitrale, però il signor Giancola che vi ha detto su quell'episodio del rigore del gol annullato alla Juve Stabia? Sono andato a protestare perché secondo me era gol e lui mi ha detto che c'era la trattenuta di Gidai sul difensore, ma anche se c'era la trattenuta di Gidai sul difensore secondo me la papera l'ha fatta il portiere, perché è uscito, ha perso la palla e ce l'ha fatta. Anche noi dalla tribuna abbiamo avuto questa sensazione. Vorrei dirgli anche sul primo gol, secondo me era fuori gioco di Michele, era oltre tutti. Quindi se fanno questi errori in Serie B c'è da preoccuparsi, perché si fa male alle squadre che poi vengono penalizzate, e in questo caso noi oggi. E sul terzo episodio invece, sul rigore che sembrava netto anche quello al 44esimo del primo tempo su Verdi, tu come l'hai visto, sei riuscito a vederlo da campo? Io sono riuscito a vederlo, per me da dietro sembra rigore, però a volte uno si fida dell'arbitro, del guardaline, c'è il quarto uomo, ci sono tutti queste persone a giudicare, però purtroppo uno in campo non può fare più di tanto, perché a volte nemmeno ti lasciano parlare, non ti ascoltano e a volte ti insultano anche. Gennaro, adesso non bisogna sbagliare contro il Modena. Sicuramente, noi non vorremmo sbagliare mai, vorremmo sempre vincere, vorremmo sempre il bene della Juve Stabia, io sono il primo davanti a tutti e quindi cercheremo già da giovedì di portare 3 punti a casa. Faccio l'ultima domanda, a ricordare la Juve Stabia vista nel girone d'andata, a vedere le prestazioni ultimamente dove la Juve Stabia non ha demeritato a livello di prestazioni, forse di risultati, c'è preoccupazione per questa classifica? Io ti dico la verità, in questo momento non mi preoccupa, perché so che squadra è la Juve Stabia e che sa sicuramente reagire nei momenti di difficoltà. Magari mi posso preoccupare da giovedì, però sono convinto che giovedì faremo una grande partita e cercheremo di portare punti, metteremo punti in questa classifica che ci aiuterà a stare un po' più tranquilli. Gennaro, Mister Braia ha detto vorrei una squadra più cattiva, perché non la sto vedendo con la giusta cattiveria. Sicuramente c'ha ragione, come ti dicevo anche io prima. Oggi a volte si vedeva sulle palle metà e metà, non andavamo, non eravamo convinti, non eravamo noi. Quindi il mister c'ha ragione e dobbiamo migliorare su questa cosa. Anche se ti dico, magari in casa ci riusciamo e quando è che giochiamo fuori casa che siamo un po' più meno cattivi del solito.